Oggi Mario, se la partita fosse durata magari un quarto d'ora meno, una ventina di minuti meno, a giudicare anche dal commento che è stato fatto appunto dai nostri avversari, perché le partite durano 90-95 minuti, quindi poco da loro parlavano di difficoltà. Io credo piuttosto che se noi avessimo sfruttato quelle due occasioni importanti che abbiamo avuto con Farinato, probabilmente magari la partita si poteva mettere in maniera diversa. Certo, ma dando per qui se però non facciamo niente. È stato bravo il portiere Corasaniti o Marco poteva far meglio? Ma non ha molto senso che adesso io vada a commentare in questo senso qua. È andata così e loro invece li hanno tradotti in gol. Primo tempo li avete tenuti molto bene, facevano sto palleggio abbastanza sterile, insomma. Sì, non hanno avuto mai problemi, li abbiamo avuti più noi forse. Nel secondo tempo però loro hanno accelerato e abbiamo accusato forse. Sì, siamo andati in difficoltà anche dal punto di vista fisico, soprattutto con Pietro, il quale appunto a un certo punto mi ha chiesto il cambio, perché non c'era più, ho provato a vedere se era possibile, ma dopo subentrava anche il rischio magari di successo un infortunio, perché non ne aveva più, insomma. Poi era in un ruolo anche un po' acconciato, diciamo così. Lui l'ha già fatto a Catanzaro, quindi era una cosa controllata. Ma anzi, per il ruolo forse magari gli era richiesto di correre anche, era più in gestione della corsa per il ruolo lì, però gli è mancata proprio la benzina. C'è stato anche un infortunio, comunque un rischio di infortunio per Martino, che poi a un certo punto anche lui faceva difficoltà in corsa. Martino lo tenevo monitorato, lo chiamavo ogni tanto, però mi diceva ok, vado avanti. Stiamo parlando di uno che ha un carattere infinito e di conseguenza ha tenuto botta fino alla fine, insomma, non siamo tutti uguali, ma fino a uno che ha un gran carattere lo dimostra tutte le partite. Francamente era difficile forse oggi fare meglio, di là del discorso del risultato, insomma, è un discorso che conta poco perché chiaramente qui segue in mano da nessuna parte, però vale lo stesso discorso che abbiamo fatto anche domenica scorsa. Se noi avessimo fatto metà delle occasioni che abbiamo avuto fra domenica scorsa e oggi, adesso staremmo parlando di due partite con un risultato diverso. Questo è un dato di fatto. Dove vi ha messo più in difficoltà il mio affetto? Ma nel primo tempo non ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo, anche perché i ragazzi sono stati ordinati, sono stati bravi, forse magari nello scorrimento della linea di centrocampo con Herman e Bagatti eravamo un pochino più in ritardo e magari riuscivano a prendere palla con Episcopo, però non ci hanno creato grossi fastidi, non so neanche se abbia fatto parate, anzi non ne ha proprio fatte il primo tempo. Se cioè, all'inizio è stato quel tiro sì, sono interventi da tiro sulla barra. Sul gol, il primo gol traversa, poi chi si era perso il gioco? Non l'ho mica visto, perché avevo troppa gente davanti. Uno dei due centrali, sì. Non lo so, perché guarda, avevo tutto il gruppo di giocatori davanti che erano intervenuti, anche quelli che rientravano al centrocampo li avevo davanti dalla panchina, non sono in grado di dirlo. Devo valutare il video e poi vi valuterò. Non deve essere un alibi, ma un appello, Tattini, Djuric, 5 non ci regalano a nessuno. Ma questo lo sapevamo già prima della partita, quindi io anzi devo fare un plauso ai ragazzi che hanno lottato e combattuto, soprattutto i ragazzi giovani, si sono ben comportati, hanno dimostrato il loro valore, anche quelli che sono entrati anche in situazioni di difficoltà. Quindi a loro va un grande plauso, Federico, insomma sono stati bravi, dai. Non posso dire niente. Sì. Peccato, ripeto, secondo me è un punto che poteva starci questo, ecco, per come si era svolto soprattutto il primo tempo. Dopo nel secondo tempo abbiamo sofferto un pochino la pressione in più del palleggio dell'Union Feltre, ma probabilmente perché siamo un pochino calati noi e davanti facevamo fatica a tenere palla e ovviamente... Ma ricordate un po' la partita con l'Este, più o meno. Sì, può essere, sì. Este poi la grande occasione con Parinazzo era il secondo secondo terzo. La palata di Corasaniti con il piede era il secondo tempo. L'inizio del secondo tempo. Sì, però voglio dire, forse lì hanno avuto anche
il timore che la partita la potevano effettivamente perdere. Sì, hanno corso dei rischi anche loro, sicuramente la partita potrebbe avere un risultato diverso se noi fossimo andati in vantaggio, e ci stava perché ci sono state due occasioni abbastanza nitide, insomma, il primo tempo si era addirittura susseguito. Si chiude il girone d'andata, situazione molto difficile. Cosa si deve fare adesso? Niente, in questo momento qua l'unica cosa che bisogna fare è che i ragazzi pensino a passare non bene, perché bene non credo che lo passeranno, però staccare la spina e poi venire carichi nel giorno di ritorno e cominciare un altro campionato. Questa cosa che si dura sempre tanto, 60-70 minuti poi si cade, è qualcosa a cui si può rimediare anche a livello fisico, perché l'hanno riscontrata anche gli avversari. Premesso che comunque non sono grandi soste, perché praticamente salta una domenica sola. Noi abbiamo già organizzato delle doppie sedute dal 27 al 30, non faremo allenamento 27, 28, 29 e 30. 29 c'è la mattina, mi chiamo, giusto? Sì, e pomeriggio, però ci veniamo anche la mattina. E abbiamo già organizzato la doppia sedute, però è chiaro che non è che puoi fare un richiamo vero e proprio, lavoreremo sulla forza, sulla resistenza, per cercare di mettere un po' più di benzina dentro. C'è da dire che speriamo di avere tutti gli effettivi che possono lavorare a fondo, perché è chiaro che... La domanda che ti volevo fare, a parte Tattini, che vabbè ormai ha chiuso... Tattini pomerino, cioè ecco, adesso pensate anche voi, insomma, cioè, stamattina ha avuto... l'ho mandato dal professor Momoli, mio amico a Vicenza, che è il primario di ortopedia, e ha avuto la doppia conferma che lo aspetta a legamento e deve fare l'operazione. Mario, no, io l'avevo mandato per sapere se c'era una possibilità di non operarlo e arrivare a fine stagione, ma ha detto che non si può. Si dice che si comincia un altro campionato, no? Bisogna che adesso comincia anche per la Cuniense, cioè, anche se dal punto di vista anche delle partite, della qualità, anche oggi sottolineo, a mio parere... Ripetono, sul piano della prestazione... non è che ho molto da andare a dire ai ragazzi, perché sono stati competitivi. Io non ho visto tutto il divario di punti nel primo tempo fra noi e la Feltrese, che è terza in classifica, però alla fine gli episodi hanno detto che loro stanno davanti e noi dietro, insomma. Quindi questo è... Pensi che... complimenti a loro, per carità, non è che voglio, però non vorrei neanche che non fossero riconosciuti determinati meriti dei nostri ragazzi. Ne avevamo in partenza, mi pare, sette fuori quota, però dopo consideriamo che abbiamo Martino con 97, Farinazzo 96, quindi... questo mentalmente 19, 19 esatto. Dopo un girone, pensi che i valori in campo siano questi, in tutto il girone, non solo nella Claudiense, o che qualcosa... Io mi auguro proprio di no. E bisognerà vedere come si sono mosse le altre squadre a livello di mercato in dicembre, insomma, quindi bisogna valutare. Certo che la Derese mi pare che sia già su un piano avanti rispetto agli altri. Hanno vinto. Il prossimo avversario. Però vedete che questo campionato, che si può dire anche a livello di prestazioni, è abbastanza equilibrato, perché io fino adesso le squadre che ci hanno messo sotto non le ho viste, però la differenza la fanno gli episodi, quindi la fanno le qualità dei singoli giocatori che compongono una squadra. Chiaramente la Driese ha dei giocatori importanti che possono fare la differenza e ha sfruttato appieno tutte queste qualità che ha. Giocatori importanti li abbiamo anche noi, se riusciamo a metterli in campo, quindi cerchiamo di metterli nelle condizioni perché vadano in campo e facciano anche loro la differenza, insomma, ecco. Di quello che è successo oggi non cambieresti niente, anche per non avevi altre possibilità. Non saprei neanche cosa. Esatto. Il risultato. Cioè noi la situazione tattica con Bacco davanti l'avevamo preparata, considerando che Farinazzo non ha caratteristiche particolari da prima punta, e sicuramente giocando largo si sarebbe trovato sui tagli che gli poteva proporre Bacolo a giocare con la porta avversaria davanti, e in effetti così è stato. Il primo gol è stato esattamente così, ha avuto, venendo dentro da destra, si trovava la palla della ribattuta lì. E a quel punto lì, nel momento in cui si partiva da questo concetto, non c'erano tante altre alternative.
l'unico che aveva la possibilità, come ha fatto anche Bacco nel primo tempo, di uscire dalla linea avversaria, difendere palla e fare la giocata, abbiamo trattato di farlo per quanto possibile. Poi quando non ne ha avuto più, è chiaro che mancando quel riferimento lì, la palla tornava. Sì, molto bene nel primo tempo, nel secondo tempo si è spento. Degli assenti sai già chi recupererai presto? 5 magari? Allora, 5 spero che sia solo un affaticamento muscolare, anzi dovrebbe essere così. Penso anche di Juric che non dovrebbe essere una cosa grave. Nappello abbiamo già preparato un programmino da fargli fare il prof, gli ha dato anche delle indicazioni su quello che deve fare anche nei giorni di festa, quindi 24, 26, quello che è. E poi, Pallarin squalificato, quindi dovrebbe essere recuperato. Tatini purtroppo è andato, gli auguriamo quanto prima di potersi operare. Immagini che arriva qualcuno in attacco magari, o siete fermi? Può darsi, sì, il direttore so che sta lavorando, quindi... visto proprio i numeri sono contati, cioè davanti. Uno che è piaciuto molto è stato... Anche se non avrei mai pensato di trovarmi con 5 giocatori fuori, certo, nella partita di andata. Herman è piaciuto abbastanza oggi, bel piede, bella idea di centrocampo. Sì, primo tempo si parla sempre. Il ruolo che doveva fare non ha fatto male, stiamo parlando del 99, però praticamente deve migliorare un pochino. Grazie Mario. Va bene. Grazie.